Parlando ce l'ha, è giovane perché in fondo, nonostante questi anni ce li abbia, è un emergente, e però giovane anche la sua arte, perché è assolutamente contemporanea, perché così se si guarda, se si getta lo sguardo all'indietro, no? Agli anni 90 e quindi alle prime opere che sono esposte qui in sala, sorprende questa contemporaneità. E l'altra questione, quindi la prima domanda, è come nasce quindi l'artista Calenti, già dagli anni 90, e poi la seconda questione, anzi no, tre domande, veloce, la questione della tecnica, perché io rimango sempre abbastanza sorpreso, basito, quando, anche quando mi trovo a acquistare qualcosa, anche da artisti molto celebrati, che mi arriva l'opera d'arte incorniciata con la cornice di IKEA. O mi arriva il supporto sul quale l'artista dipinge di scadente qualità. Ecco, allora tutto questo, per esempio, nell'opera di Maurizio Calenti non c'è, perché il vero artigiano, il vero artista cura la sua opera dall'inizio alla fine, dalla preparazione della tavola, ce lo racconterà lui, persino nella scelta della cornice, se non addirittura nella realizzazione della stessa cornice, perché fa parte dell'opera d'arte. Cioè io trovo scandaloso appunto che l'artista ormai celebrato che venda, diciamo così, a soglie di centinaia di migliaia di euro, si presenti con, no, spesso con una cornice da pochi euro. E l'altra questione, invece, l'altra domanda è: come mai il titolo di questa personale, Un sogno ricorrente? Perché Un sogno ricorrente? Quindi, nell'ordine, come nasce un artista, un po' questo percorso, la tecnica, strepitosa appunto le incisioni, credo che il vero artista si vede dall'incisione, questo è il mio modestissimo parere, e poi come mai appunto questo titolo bellissimo, Un sogno ricorrente. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo fare una premessa prima di rispondere alle tue domande, dare un ringraziamento ad Antonella e Federico per avermi voluto in questa loro bellissima esperienza del festival. Naturalmente grazie all'amministrazione comunale che mi ha dato la possibilità di esporre in questa bellissima pinacoteca a fianco a dipinti del Settecento e dell'Ottocento, per cui io mi sento quasi un pulcino, al di là dell'età che Enzo sottolineava, ma mi sento veramente onorato, onorato veramente tanto. Ok, la prima domanda: come nasce l'artista? Io per fortuna non nasco artista, nel senso, cioè, io non seguo la moda e non ho mai seguito il mercato dell'arte. Io ho sempre seguito, e vado alla seconda domanda, no, l'ultima domanda, il titolo, seguo i miei sogni, da che comunque ho fatto. I miei percorsi di studio sono legati all'arte, perché avendo fatto l'istituto d'arte, poi mi sono diplomato in pittura all'Accademia di Urbino con grandi maestri. Lui citava Galliani, è stato il mio professore di anatomia, ma avevo anche Marchegiani, insegnante di pittura della prima cattedra, che mi ha fatto scoprire un mondo, perché io ero legato all'arte come quest'arte, ecco, che doveva comunque descrivere comunque qualcosa, descrivere l'aspetto figurativo, descrivere un paesaggio, descrivere una natura morta. Questo poi ho abbandonato grazie all'esperienza e alla maturità di questo grande artista che era appunto Marchegiani, che mi ha dato la possibilità invece di entrare nel mio più intimo del pensiero. Siccome in quegli anni lì io sognavo, non è stupida questa cosa per me, ma anzi è fondamentale nella mia pittura, questo sogno ricorrente, tant'è vero che ho intitolato il catalogo con questo titolo, questo sogno ricorrente, qual è questo sogno ricorrente? Spero che poi possa essere visto anche con i vostri occhi, con quello che adesso vi dico. Io comunque sognavo di fluttuare, questo poi ogni notte mi succedeva, fino credo all'età di 20 anni, fluttuavo in queste gallerie notturne, con questi spazi ovattati, questi spazi comunque morbidi, che mi suscitavano comunque questa serenità, questa tranquillità, nonostante tutto fosse un sogno, perché poi il sogno appunto c'è spesso, perlomeno come lo percepisco io a livello di pensiero, è un sogno che non è descritto in maniera negativa, è un sogno descritto in maniera positiva, per cui queste forme mi dovevano coccolare, mi dovevano accompagnare nella notte, per poi risvegliarmi con una
un bel ricordo. E questo ricordo io l'avevo come nell'immagine latente del mio pensiero, e l'immagine latente come nella fotografia. La fotografia, chi conosce la fotografia analogica, la carta fotosensibile alla luce viene impressa attraverso la luce e si forma un'immagine latente, che in realtà non si vede a occhio nudo, ma per essere vista deve essere rivelata attraverso degli sviluppi, dei bagni di sviluppo, e viene fuori questa immagine. Io questa immagine poi la fissavo attraverso degli studi di ricerca, perché poi ho iniziato il percorso dell'Accademia con degli studi, e mi è servita molto anche la modella, grazie appunto a Galiani, che mi insegnava anatomia. Avevamo una modella con questo corpo, tra l'altro una modella abbastanza formosa, che io lamentavo questa situazione, perché preferivo una ragazza magari più da modella, da sfilata, ma in realtà aveva queste pieghe continue, questo corpo, ma mi sono servite. Cioè, grazie a questi movimenti morbidi di questa modella, che poi spesso questa si addormentava durante le ore di lezione, ma era perfetto perché mi doveva rimanere così immobile, e io riprendevo quel particolare che poi ho riportato in pittura, tant'è vero che i primi lavori degli anni 90, queste forme che voi vedete magari possono sembrare qualunque cosa, ma in realtà sono particolari anatomici, microscopici, poi tra l'altro, di questa modella, che poi nel tempo ho immagazzinato, ho ripreso attraverso questo sogno che mi riportava con queste gallerie, mi serviva questo, l'effetto appunto della nuvola, dell'impalpabilità, quasi da non raggiungerla mai, tant'è vero che non raggiungo mai la perfezione, anche se io comunque la seguo la perfezione, cerco di seguirla anche, come diceva Enzo, nella scelta anche della tavola, per cui scelgo la tavola, tant'è vero che i primi lavori sono su tavola in legno, gli ultimi sono sull'MDF, seguo la perfezione, la purezza del supporto. Io i primi lavori magari utilizzavo la pennellessa per dare il fondo, perché poi tutte le mie opere, appunto, come le assemblo anche la cornice stessa è assemblata da me, carteggiata da me, per cui l'impurità, le prime opere così si vedono le graffiature, si vedono le pennellate, nelle ultime questo cerco, ecco, di non farlo vedere laddove è possibile, perché non sono Caravaggio, però ecco, cerco di arrivare a questa perfezione. E nel sogno è fondamentale l'utilizzo del colore monocromo, non utilizzo colori sgargianti, ma questo colore comunque predomina è il nero che mi riporta la notte, al sogno, ma poi paradossalmente, ecco, il nero potrebbe essere una cosa abbastanza, ecco, il lutto, una cosa tragica, una cosa brutta, mentre no, spero che possa venire fuori attraverso la visione delle mie opere questa serenità, questo senso di pace, di tranquillità, perché sono abbastanza geloso delle mie opere, ma perché dovevano essere i miei sogni, per cui non visibili a tutti. Però ecco, ho avuto, grazie a Claudio e a Enzo, questa possibilità, ecco, perché non esporle, perché non farle vedere, non descriverle. Sicuramente, ecco, questo mi è costato molto a livello proprio di empatia, ma mi ha dato la possibilità, anzi mi ha fatto tanto piacere, ecco, potermi esporre a 50 anni, adesso vi dico anche l'età, per cui svegliamo l'arcano dell'età, però ecco, mi ha dato anche piacere poter far dormire durante la notte le mie opere accanto a questi splendidi dipinti.